Signori, benvenuti o bentornati sul canale, nuovo lunghissimo gameplay pronta a tenervi compagnia con Zelda Breath of the Wild. Questa è la mia prima run, ve lo ricordo, e il nostro obiettivo di oggi è alle nostre spalle. Dobbiamo arrivare alla città del deserto, signori, io non vedo l'ora, e per farlo abbiamo bisogno di alcune pozioni che aiuteranno a ripararci dal freddo e dal caldo del deserto. Dovrei avere gli ingredienti che sono questi, la lucertola, la libellula, scusate, del sole, e poi la libellula del gelo, oppure la farfalla del sole. Insomma, dovrebbero essere questi, che cucinati insieme, credo, a parti di mostro, dovrebbero darmi appunto le pozioni di cui ho bisogno per arrivare al mio obiettivo. Ops, volevo mangiarmi una rana, no, ma durante il nostro viaggio, durante l'ultimo gameplay, siamo stati distratti da questa magnifica torre dove abbiamo trovato lui che canta ed è magnifico. E in questa torre c'è un mistero che potremmo risolvere oppure no. C'è questa tempesta, ops, ho fatto un disastro dopo l'altro. Dicevo, c'è questa tempesta che a un certo punto della giornata si calma, e la tempesta possiamo vederla da qualche parte, non lo so. Però dall'alto della torre io ho visto che qui c'era un coso che potrebbe triggerare qualcosa. Come possiamo triggerarlo, questo coso? Io non lo so. Allora, da qui si vede bene la tempesta che circonda quest'area, e un tipo ci aveva detto che ad un certo momento della giornata questa tempesta si calmava e potevamo passare. Io ho fatto le cose zozze e sono passata dalla montagna, quindi ho scavalcato la tempesta, e credo che questo coso si triggeri quando l'ombra dell'altissima torre arriva esattamente qui. Dov'è l'ombra? È qui. Ma che dite? Aspettiamo? Io vorrei aspettare per vedere se succede qualcosa. Sono troppo curiosa. E intanto che aspettiamo che la meridiana arrivi, vi racconto che io ho una malsana idea di buttarmi qua dentro, di buttarmi qua sotto, e probabilmente troverò la morte lì sotto, però potrei anche trovare un grandissimo tesoro. Tu lo sai? Probabilmente sì, io no, quindi voglio provare. Facciamo queste due cose e poi vediamo la vita che cosa ci riserva. Intanto laggiù c'è il sacrario nascosto che abbiamo fatto qualche episodio fa. Laggiù c'è il quarto ed ultimo colosso. E lì c'è la città che mi aspetta. La città che mi aspetta. Il punto di domanda che mi rimane è: riusciremo a fare le pozioni che mi servono? No, perché le mie intuizioni non funzionano mai. Però va bene lo stesso, dai che è quasi arrivata l'ombra. È lì, deve solo salire qua sopra. Che bella questa torre, è magnifica, sono affascinata da questa torre. È diversa dalle altre che abbiamo trovato, penso che per ora sia la mia torre preferita, per tutto. Perché ci ho trovato l'uccellino che cantava sopra, perché c'è il mistero, perché poi va giù nel nulla. È fantastica, è davvero fantastica. Certo, aspettare non è il mio forte, non amo aspettare le cose, però ci proviamo. Perché io non so come interagire con questi cosi, ne ho trovati altri. Per esempio, sempre in gameplay passati, abbiamo trovato uno su una montagna,
Mi sono arrampicata con tanto amore per cercare di interagire, ma poi ho scoperto che non funziona, non è un punto di interazione fisico. Cioè, bisogna creare l'atmosfera, credo, la situazione giusta o l'orario giusto, tipo un orologio. Non lo so. Zelda è magnifico anche per questo. Ok, è quasi arrivata. Eccola qua sotto. Eccola qua sotto, fra un po' dovrebbe salire e scopriremo che la mia idea non funziona. Lo so, sembro. Si è acceso. No, aspetta. No, aspetta, 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 aspetta. Succede qualcosa? Tempesta c'è ancora, però. La tempesta c'è ancora. È passata l'ombra. Ma cioè, è successo qualcosa, ma non capisco. Si è spento, perché ormai è passata l'ombra. In realtà è qua sotto, però. È passata. Però la tempesta c'è ancora. Eccola qua. Cioè, non vedo niente. Per un attimo il mio cuoricino ha battuto. Ho avuto un'intuizione giusta e invece no. Ops. Beh, non fa niente. Volevo aprire la paravela e invece ho fatto un meraviglioso attacco. Va bene. Mistero numero uno del nostro gameplay irrisolto. Proviamo ad andare al mistero numero due. Ma la paravela. Ah, scusate. Ho dei problemi psicofisici. Perché io credevo la X del pad della Play che è sotto. Invece la X del pad della Switch è sopra. Problema tecnico. Bug risolto, ok. Ci siamo, scendo ragazzi. Troviamo la morte, non fa niente. Sì, troviamo la morte. Inizio di gameplay pieno di fail. Abbiamo provato. Se non ci avessi provato, starei piangendo. Perché magari mi sarei persa grandi cose. E vabbè. Allora, incamminiamoci verso il deserto. Bisogna provare su Zelda, dai. Bisogna provare, non importa se sbagli. L'importante è provare. E magari qualcosa succede. Magari no. Tipo adesso. Ma magari sì. Alziamo un attimo queste rocce. Non si sa mai che ci sia qualcosa sotto. A quanto pare no. Una rupia. Speravo più qualche animaletto. Qualcosa del genere. Ma nada. Allora, io mi avventurerei da questo lato per vedere effettivamente cosa c'è da questa parte. Visto che io sono arrivata dalla montagna scavalcando tutto e non aspettando che si calmasse la tempesta. I darucchi. No, la spada del fuoco sta per rompersi. Addio, spada del fuoco, ci hai servito. Ma oddio.
Non esageriamo con bene, però ci hai servito. Allora, ho preso la mazza Bobbling, ma io non volevo prendere la mazza Bobbling. Volevo prendere. Ops. Volevo prendere. Scarta. La spada del cavaliere. Che non si sa mai. Allora, intanto qui c'è un fuoco. E c'è un tesorino. Carino il tesorino. C'è un fuoco, dicevo, volevo provare a cucinare gli ingredienti. Allora, iniziamo con la libellula. Tira fuori. E boh, un cuore. Cucina. Sai che siamo fortunati? Pozione semifredda ti permette di resistere al calore estremo. Al primo try! Ma sono troppo potente! Sono troppo potente, potentissima! Facciamo un'altra, tira fuori e cucino. Però ci serve anche quella del calore. Perché la notte fa freddissimo, a quanto pare. Beh, è un po' meccanica questa storia del cucinare. Però lo fa ogni tanto. E sì, proviamo se funziona anche con la libellula del sole. Pozione picca picca. Riscalda il corpo all'interno e protegge dal freddo. Utile per avventurarsi nelle montagne innevate. Però non mi dice nelle freddi notti del deserto. Certo è che le montagne innevate ci interessano lo stesso. Meglio avere una pozione in più che una pozione in meno. Proviamo un attimo con la farfalla se cambia qualcosa. Niente, la stessa cosa. Ok, ne abbiamo cucinate due e diciamo che andiamo avanti per ora. Andiamo un pochino avanti. Facciamo un'azione stealth. Facciamo un'azione super stealth. E andiamo a vedere se posso passare effettivamente in mezzo alla tempesta. Perché non ho provato. Ho fatto solo il giro e basta. E sorprendi, mamma. Che cattiveria. Che cattiveria. Lì erano. Erano appostati. E? Non ci arriva. Oh, non l'ho afferrato. Non ci arriva. Bello l'addisciotti. Mancato. Un po' più su. Non si è accorto di nulla. Non si sta accorgendo di nulla. Allora fa un po' freddino. Perché è notte. E la notte nel deserto fa freddo. Ok. Ma tipo per esempio, una tunica che ci ripara dal freddo non ci basta. Tipo questa. Usa, usa e usa. Ci basta? Credo di sì. Corri.
peso. Scusa, Ah no, niente, ok, ho capito. Non me lo fa lanciare per distruggerlo. Non me lo fa lanciare per distruggerlo, come mai? Non lo so. Fatto. Allora, un po' di drop. Qua giù ho visto sbrilluccicare. Ma davvero? Ma davvero queste frecce così importanti? Si vede che sono cadute dai tipi che ho ucciso prima e che poi sono rotolate giù. Wow. Wow. Bene. Ah, non c'è più. Non c'è più la nebbia, quindi di notte se ne va. E quindi che cos'è quel coso che si accende a un certo punto della vita? Una persona triste. Qui c'è un pezzo di drop che rotolava da circa 20 minuti. Volete attaccarmi? Volete attaccarmi? Vi spavento con una bomba. L'ho ucciso con una bomba che è diverso, ma è devastante la bomba. Quello è scappato. E cosa c'è di bello qua? In questa parte di mappa raggiungibile solo in un determinato momento. Niente. Di materiali. Un zaffiro. Cos'è? È una foca? Ma posso avvicinarmi, tipo? La famosa foca della sabbia. Non posso avvicinarmi. E se la inseguo? Ce ne sono altre. Mi stanno venendo idee malsane in mente. Ce ne sono tantissime. Il tipo catapultarmi con un santuario, un sacrario, catapultarmi con il paracadute, così, per vedere se posso cavalcare le foche. Si sa mai. Allora, intanto ci sblocchiamo il sacrario, magari ce lo facciamo pure. Certo che se per tutto questo tempo non ci arriviamo alla città, sono dettagli. Ok.
Sbagliato. Non ho saltato. Non mi salta Link. Afferra. Cioè, quindi... E quindi diamo in spasso con una foca, ma stai scherzando? Sono esterrefatta. Vai, foca! Verso la città. Arriviamo con stile. Ma è bellissimo, sono senza parole. Siamo arrivati. A cavallo di una foca. I Sasso Rock. Erano dei Sasso Rock. Salve. Ma ti posso investire con la foca? No, che peccato. Posso entrare in città con la foca? Ciao, permesso? No, no, ho mancato la porta. Aspetta. Ci sono anche qui le foche. Gira, gira, non posso entrare. No, no, io devo entrare con la foca. Cioè, poi il sacrario di Goku, bellissimo. Devo entrare con la foca, scusatemi. Ok. No, mi gira. Mi gira. Ciao, foca. È stato bellissimo, cara. È stato meraviglioso. Grazie. Grazie di tutto. E niente, siamo arrivati. Cioè, la foca mi ha distratto e siamo arrivati qua. Allora, intanto. Facciamoci il sacrario prima di entrare. Cioè, l'altro non l'abbiamo fatto. Questo facciamolo. Ma scusate, io sono passata senza pozioni, senza niente. Ma ha senso sta cosa? È il potere della foca? Forse dipende dall'ora. Ci saranno ore più calde, ore meno calde. Non lo so. Lo scopriremo con calma. L'importante è che io sono arrivata alla cittadella a cavallo di una foca. Nel deserto. È stato bellissimo. Bene. Sacrario. Il sacrario di Goku. Sono Goku Kise. Mi fa piacere. Cos'è questo coso? Allora, non si interagisce. Qui vedo delle cose. Che forse non c'entrano niente. No, sbagliato. Allora, non posso spostarti. Sono
sul tetto in bilico? Conduce elettricità. Lì ce n'è un altro. Allora, con calma. Ora ho capito. Vieni verso di me. Questo lo lascerei qua. Prendiamo questo piccolo e non ci arriva. Volevo far da conduttore qua, ma non ci arriva. Che botta! Allora, vediamo prima di qua a questo punto. Allora, posso illuminare questi? Ok, devo portare corrente qua giù. È un casino. Hai capito, Goku? Hai capito, Goku? Questo posso metterlo qua. Ma ho un altro cosino. Ce l'ho lì. Allora, io questo posso usarlo come conduttore qui. Ok, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Ok, e ne abbiamo sbloccato uno. Però ce n'è un altro. E poi sposti questo. Mi sono fulminata malissimo. Male, male, male. Allora dobbiamo fare il tutto senza rimanerci fulminati, sarebbe una cosa molto carina. Ricominciamo. L'avevo capita, cioè era mio. Poi sono morta fulminata, ma quella è un'altra storia. Questo, no, questo. Primo step. Secondo step. Questa però l'ho sbagliata perché andava prima qui. Ok. E questo l'abbiamo preso. Ora. Questo. Ops, questo. Lo mettiamo qui. E questo lo mettiamo qui. No. Ok, e questo lo sposti qui. Ed ho liberato la cesta. Anche la cesta è conduttore? Spada elettrica. Wow. Allora, facciamo un collegamento con la cesta.
Vediamo se funziona. Il collegamento con la cesta. Bellissimo. Sto qui. E poi ci serve l'ultimo. Molto carino questo sacrario. Molto, molto, molto carino. E abbiamo sbloccato questo. Ok. Questo che metti qui. Ai no! Quello che metti qui e poi... Ok, l'ho visto. Vieni, vieni, vieni. E poi qui. Fatto. Carino. Carino da morire. Cesto? Qui in giro? No. Ok. Possiamo concludere. Ops. Ho mancato le scale. Ok. Carino. Molto molto carino. Grazie, ho superato la prova, puoi darmi i trionfi e basta. Grazie, molto gentile. Saltiamo, stringiamo i tempi ogni tanto. Possiamo entrare in città. Sono molto emozionata. Però potremmo anche andare lì a vedere che cosa c'è. Entriamo prima in città. Magari vediamo che c'è qualche armatura che... Boh, non lo so. Ah, vedi, adesso si sta alzando la temperatura. Si vede che siamo arrivati alle ore calde. Parla. Sabotta! Noi credo non possiamo entrare in contatto con i voi. Non puoi entrare nella città, se devi proprio un viaggio per conto di un panzare azzurro. Ma io sono già andata. Ci sono già andata. Oddio, mi ammazzano. Ma io ci sono andata al bazar. Foca, foca. Stavolta. No, sono arrivata in foca. Oh, un'Ilia che sa come guidare la foca delle sabbie. Perché non mi sposo subito? Subito. Ne faccio catturare una foca. Sono bla 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 e noleggio le foche. Ci sono poche foche disponibili. Cerchi di addestrare quelle selvagge. Se vuoi sapere più sulle foche, chiedi a me. Non per offendervi, sono un'addestratrice esperta. Beh, a questo punto che non possiamo andare in città, penso che vado dove il mio cuore voleva che andassi. Ovvero lì. Però adesso vedi, si inizia ad alzare la temperatura ora. Questa è resistente alle fiamme. Mi sa che ci avevamo già provato ad utilizzarla, ma io ci riprovo. No, non funziona. Però mi pare
che funzionava andare in giro nudi, che lo avevo scoperto nello scorso gameplay. È passato un po' di tempo da quando ho giocato. No, non funziona. Perché l'ora è calda, forse all'ombra, però ci posso stare. Non prendo tantissimo danno, ogni tanto. Al limite poi tiriamo fuori le pozioni. Fregato, ma alla fine un attaccone me l'ha fatto. Alla fine un attaccone me l'ha fatto. Ma che cos'è questo posto? Erba shock. Sto morendo forte forte. E mi mangio salmone e una lumaca. La mazza si è rotta. Prendiamo la prossima arma. Ok. E andiamo avanti nella nostra esplorazione. Recupero le mie frecce. Sto prendendo danno comunque. Tante lizard. Fatto un patatraccolo. Ho rotto l'arco per niente. Comunque secondo me c'è poco e niente qua. Era giusto per farmi esplorare a me. Avevo appena rinfederato l'arco, dai però. L'egida di Daruk è pronta. Grazie, Naruk. Ho preso danno e poi sono morta per il caldo. Comunque non c'è un granché lì. Pensavo ci fosse qualcosa. Non so bene cosa, ma qualcosa. Allora, devo tornare al bazar. Io c'ero andata al bazar. E mi avevano detto che non si poteva entrare. E mi avevano detto che non si poteva entrare. Però adesso non andiamo lì. Non prendiamo. Perdiamo ancora tempo. Perché ne ho perso abbastanza. Scusa però, c'è un fai dentro le mura. No, no, scusate, non volevo. Ci ho provato. Ci ho avuto un attimo un flash, ho detto lo scavalco. E invece. Scusate, non volevo. Di cattiveria. Scusa. Oddio, ora non posso più finire il gioco perché non posso più entrare qui che sono un ricercato. Allora, no, volevo utilizzare questo. Per arrivare qua sopra, per afferrare una foca e tornare indietro.
si vede che il vento che produce la foca fa fresco, perché con la foca non prendo danno. Ok, torniamo qui, che a quanto pare ho mancato un discorso con qualcuno. C'è pure lo scatto della foca. È eccezionale questa foca. Ok. Siamo tornati. Ciao foca. Bazar. Ok, di nuovo qui. Parla. No, arrivederci. Il colosso sacro si avvicina. Chissà quanto devo aspettare prima di tornare alla mia amata città. Non vorrei che dovessi andare prima dal colosso, non è possibile. No, non voglio nessun letto. Voglio un modo per entrare in città. Brutta storia, signori, non so come entrare in città. Pare che avevo parlato un po' con tutti. Forse l'unica è lei che mi dice qualcosa in più. Savak. Cittadella. È rinomata per il commercio. Lo conosco. Allora, mi dicono solo che non si può entrare, cioè io non posso entrare perché non sono un Gerudo. Questa è cerca di esperienze, me lo ricordo. Le tue esperienze ti aspettano. Ero già salita quassù, me lo ricordo. La vita mi dice di andare qua. La vita mi dice di andare qua. Ma lì non ci posso entrare. Allora, vediamo le missioni. Diario di viaggio. I quattro colossi. Ne resta uno. Fonte della forza, il martello. Questa era il... Il indovinello della torre che si è illuminato, ma non ho visto nessun sacrario. Questo non c'entra niente. E niente, sicuramente devo cercare qui qualcuno che effettivamente mi dica come fare. Anche se io avevo parlato con un sacco di persone. Ciao. Ah.
lui era quello che mi aveva detto delle pozioni. Io adesso so come resistere al calore, ma non so come entrare nella città. L'agita di Daruk è pronta. Caldo terribile. E lui mi vendeva gli insetti, infatti li avevo comprati. No. Voglio sapere come entrare nella città. Questo mi parlava della torre, ma io ci sono stata sulla torre. Che lui non ci sia stato non mi interessa. La soldatessa. Niente, una soldatessa travestita per ingannare le persone. No, questa compra le cose. No, io devo entrare nella cittadella. Niente, questa mi vende i meloni. E lui è l'ultimo. Gli viandanti non possono muoversi per via del colosso. Il capo è andato a contrattare fuori dalla cittadella, ma non è più tornato. Non ha avuto fortuna. Allora, proviamo a fare un'ultima cosa prima di... lasciar perdere, mi riteletrasporto lì e vedo se fuori dalla città c'è qualcuno con cui parlare, altrimenti boh, proprio boh. Il nostro viaggio con Zelda finisce qui. Addio, ci abbiamo provato, è stato bello. Ma non troppo, non è per essere bello. Stava davvero molto molto bello. Allora, voi che mi ridite? Io provo a entrare e loro mi fermano. Non possono entrare e basta. E voi non possono entrare. C'è un tipo che corre. Acchiappa il tipo che corre. Ok. Ehi, ma sei un maschio. I Gerudo vanno pazzi per gli uomini con gli stivali da sabbia. Così vado in giro a sfoggiarli. Eppure niente, ci posso una che mi rimanga la parola. Stivali da sabbia. Ti fanno camminare comodamente sulla sabbia. Ok. Piacerebbe anche a te? Sì, voglio gli stivali. Lasciami in pace. Quindi devo trovare qualcuno che ci prova con lui? Scusi, tu. I maschi non possono entrare. Ok. Allora, proviamo a risolvere questa missione. Magari se abbiamo gli stivali da sabbia ci fanno entrare, non ha senso. Non ha senso. Allora.
Fiume, fiume. Cavallo bianco. Eppure qua non ce l'ho la missione. Moglie dispersa. Ah, scusa, eh. Cavallo bianco. Mi dire che è un sacrario. Non ha senso. Però c'è quella al borgo. Che voleva l'uomo, voleva le avventure. Ma sarà mica lei? Sì, ho capito, ma non posso entrare qua perché ho gli stivali. Ma non ha senso. Comunque di nuovo non prendo danno. Oddio, che è successo? Ehi, stai calma. Un vero asso non può toccare quell'oggetto. Scusa. Ma che palle qua, sono tutti scontrosi. Ma chi sei? Cos'è successo? Quando è un colosso sacro non possiamo usare la pista per le corse delle foche di sabbia. Ah. Ma chi è quella? È la campionessa mentire di corsa di foche. Ok. Fammi mettere. No, niente, non si può. Allora, non si possono fare le corse di foche su sabbia perché c'è il colosso e non posso interagire con quella cosa lì. Sono scomparse perché c'è il lupo. Ma io vi lascio col lupo. Allora, di nuovo, teletrasporto. Ah, non si può fare. Il teletrasporto al bazar. Voglio parlare con la tizia che voleva le avventure. Perché magari farà qualcosa col tizio con gli stivali da sabbia. E a me lasciano entrare nella cittadella Gerudo. Ha senso? No, però è l'ultima cosa che mi rimane da provare e poi staccare il gameplay. È durato tantissimo questo gameplay e non sono riuscita a combinare nulla. Che tristezza. Che tristezza. Tanto ormai abbiamo capito come fare. La preghiera di Nifa. Puoi usarla quando vuoi. Sono salita. Proviamo ad andare. Brutta storia. Brutta storia. Mamma mia, si sta buggando tutto. Aiuto? Non vedo niente? Sono buggata? Ok. E da qui salto. La ferro. Ok. E dobbiamo tornare là. Per vedere se troviamo qualcuno che è disposto a fare amicizia col tizio degli stivali. Certo che se poi le guardie dicono: "Ah, ma sono stivali da sabbia quelli", entra pure. È orribile questa cosa. No,
torna qui. Sbagliato. Fortunatamente sono quasi arrivata, quindi va bene così. Quella è una lizard. Via, 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 via. Non è così cattivo comunque questo deserto. Va bene che fa danno da caldo, però diciamo che ce la si cava lo stesso. Fatto shock. Tipa che corre? Tipa che corre? Cosa devo fare? Un po' mi ha appena riportato. Ok. Dovrei salutarlo. Savak. Ma perché c'hanno quest'idea di razzista? Boh, vabbè. Io ho incontrato te. Mi vorresti come vai? No. E se gli dico di sì? No. Allora, quindi sono spawnate tizie che vogliono cose strane e poi ci ripensano. Tu. Tu. Ok. C'ha l'esperienza, vuole fare l'esperienza. No, te la davo io l'esperienza. C'era il tipo con gli stivali. Non voglio il melone. Ragazzi, sono in difficoltà. In questo momento ho la difficoltà proprio. Proprio potente. Senti, tu. Vuoi un... No, questa è impegnata. Il colosso. Niente, signori. Un gameplay di un'ora dove non abbiamo combinato niente. Dove non so come entrare nella cittadella. E c'è un tizio che mi ha offerto degli stivali di sabbia. Cioè, nel senso, ha detto non ti do gli stivali di sabbia perché mi servono per rimorchiare. E boh, non ho capito. Penso che andrò a cercare la soluzione su internet. Non si fa, non si fanno queste cose, ma voglio andare avanti su Zelda. Ed è fin troppo tempo che sto qui a gironzolare nel deserto, a fare cose in realtà, non a risolvere questi problemi. Però diciamo che nel prossimo gameplay andiamo dentro la città dei Garuda, appunto. Grazie mille a tutti per essere stati con me. Alla prossima!